Però vedete, nell'immagine di copertina, oltre alla scena della partenza, ai saluti, agli abbracci, ai dispiaceri, noi notiamo, che cosa? Un lampione, è quella che ci indicherà la via della speranza. E allora io naturalmente invito tutti voi, e non soltanto quelli qui presenti stasera, ma anche altri dopo, in seguito, a leggere le poesie di Francesco De Fina. A leggere le poesie di Francesco De Fina, perché ognuno, specialmente nei nostri paesi, noi possiamo ritrovare la nostra storia, la storia che poi è la storia di tutti noi. Io, per essere un po' più preciso, leggo quello, mi permettete di leggere quello che avevo scritto. Allora, ecco quello che io ho compreso e che ho interpretato e naturalmente che ho sintetizzato dell'opera di Francesco De Fina. E mi è venuta, il dottor Gilberto dice, io stasera sarò breve perché domani mattina mi devo alzare presto perché devo essere a Roma. Beh, io ho scritto queste cose di mattina presto, perché il detto antico dice, ama tirata, faccia granata. Beh, a tutti voi è capitato, per volontà o per necessità, di aver fatto un viaggio, breve o lungo, in luogo vicino o lontano, nel corso della nostra vita. Di esso, naturalmente, come è giusto che sia, ognuno di noi mantiene ricordi, tristi o piacevoli, che ritornano periodicamente nella mente, come rondinelle dopo lungo viaggio a primavera. Il viaggio che ci accingiamo a compiere insieme a Francesco De Fina è un viaggio nuovo e particolare. È un viaggio compiuto con la mente, con il cuore, perché De Fina scrive col cuore. È un viaggio compiuto con le parole. È un viaggio all'indietro, proiettato in avanti. In questo è molto indicativa la copertina pure. È un viaggio compiuto in avanti. È un viaggio nel tempo, nei luoghi, con le persone. È un viaggio che va in poesia. Francesco De Fina, immaginariamente, apre la portiera di un treno d'epoca, dimesso a nuovo, che viaggia su un binario lungo una vita. Un treno che corre leggero in un paesaggio visto, intravisto, che immediato scompare alla vista e che ritorna diverso e nuovo subito dopo. Il ricordo che dovunque tu vai non ti lascia mai, ma ritorna impellente e prepotente nella tua mente, nei momenti forse meno propizi e inaspettati. È il ricordo che ti fa vivere e rivivere con intensità momenti particolari che hanno inciso in profondo la tua vita, che fanno parte quindi di te, della tua vita, della tua storia. Francesco De Fina, pur non lasciandosi trascinare da lacrimosa nostalgia, ci mette in carrozza e ci conduce con abilità e competenza in questo viaggio, dove in vecchie e nuove situazioni si vedono luoghi e persone in tempi e situazioni nel quotidiano vivere dell'uomo, che non solo abbassa il finestrino come si faceva una volta, perché oggi i finestrini non si abbassano più, e si affaccia dal treno in corsa, ma scende alle stazioni e si immerge in luoghi e posti per stare con gli altri, in mezzo agli altri. È un viaggio poetico che De Fina ci fa fare, che di buon grado noi accettiamo. Egli
degno rappresentante della poesia dialettale calabrese, in alternanza fra vernacolo e lingua, dove è il vernacolo che si impone e domina incontrastato per temi, motivazione e stile, congenuità d'espressione, in un continuo canto di nostalgia e di amore, egli ci propone, quasi ci impone direi, un viaggio nella nostra terra, nella nostra anima, nella nostra storia. Egli, in questo viaggio, dove è la parola e il gancio di trazione, la parola dialettale che più non si trova nell'idioma parlato, non si sottrae al suo ruolo di guida, ma partecipa in prima persona a questo viaggio. Parla, spiega, commenta in forma poetica, naturalmente. Come solo un poeta di questa terra sa fare, con facilità di rima. Poesia breve, ma studiata e ben strutturata. Ti fa vedere luoghi e persone, ti racconta fatti e misfatti, ti porta in ricorrenze e feste, ti fa visitare luoghi esistenti o scomparsi, tutto ciò con brevità di tempo nell'essenzialità della parola. È un sottile filo di allegria, di gioiosità paesana, pur con qualche nodo di tristezza e di rimpianto, che si snoda lungo il percorso. Il viaggio, dobbiamo dire, del nostro autore che ci fa compiere con la sua poesia. Una poesia di petto, fatta con sentimento, nel rispetto delle regole e della parola, e non trascura nulla della vita. Lavoro, fatica, gioia, dolori, amori. È la descrizione della vita che fu, come si faceva una volta la sera tutti insieme, raccolti a ruota accanto o braceri, a prendere una pigliata ai caluri con le preghiere e la benedizione. Ma ora l'ubraceri piange scontento, e scontento piange il cuore del poeta, del nostro poeta, forse perché vede realizzati i propri desideri, forse perché vede svaniti i sogni di un tempo passato, è passato e non ritorna, forse perché un manto di nostalgia vela il suo sguardo e un sentimento di tristezza si sprigiona dal suo cuore con bella parola dialettale, e si diffonde di vagone in vagone per tutto il viaggio, fino in fondo, fino all'ultima stazione, che è pur sempre amore. E questo quello che io ho sentito nelle poesie del nostro Francesco De Fina, e sono veramente contento di essere qua stasera a testimoniare della valenza e della genuinità poetica, dell'importanza anche della nostra terra di avere persone come lui che ancora amano la parola. Soprattutto voi mi avete sentito così di sfuggita usare qualche parola dialettale. Ecco, la parola, il dialetto, che è la nostra lingua, la lingua madre. Certo, non è una il dialetto, il vernacolo, non è una lingua che è assurda a livello nazionale, ma per quanto riguarda la poesia, nella poesia diciamo che il dialetto viene utilizzato, viene usato e viene usato bene. E io concludo, perché naturalmente non voglio essere molto lungo, concludo nel dire che Francesco De Fina utilizza molto bene la parola dialettale, questa lingua che noi dobbiamo apprezzare e amare, perché c'è, oltre che la genuinità, c'è quella musicalità che le lingue nostre, il nostro dialetto permette di dare alla poesia. Io spero che il libro venga letto,
e che venga apprezzata per quanto si deve la poesia di Francesco De Fina. Grazie a tutti. Possiamo...